Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 23 marzo 2019, la nostra rassegna stampa dei quotidiani che questa mattina troveremo nelle edicole. Vogliamo subito incominciare con le prime pagine dei quotidiani regionali, poi passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vogliamo subito iniziare con il quotidiano Il Centro di Pescara, titolo di apertura: rischia di falsa esplodere il palazzo. A Popoli una donna apre le bombole del gas per togliersi la vita. Il figlio dà l'allarme e salva tutti. Nel taglio alto, nei box in alto, decollato il satellite. Vediamo qui nella foto, missione Prisma. Anche l'Abruzzo in orbita nello spazio. Poi vediamo nella seconda parte all'interno, c'è un'intera pagina che spiega proprio il motivo. Abruzzo record nei pronti soccorso, gli eccessi sono oltre 500.000. E infine, sempre in Abruzzo, presentato Altare ricorso di Impieri e Belisario in merito alle elezioni regionali. Nel taglio basso vediamo un altro articolo di cronaca: anziana truffata da finto corriere. A Pescara, in cambio del pacco, 2.950 euro e la fede, arrestati due napoletani che si erano finti dei corrieri che dovevano dare un pacco al figlio e dovevano dare i soldi delle spese. Calcio, se il Pescara per rotta indica la via per là, il difensore in redazione al centro dice: vinciamo a Lecce e ripartiamo. Andiamo avanti sempre con il centro, questa volta della provincia di Chieti, anche delle zone di Lanciano e Vasto. 10 in corsa per il dopo Di Primo attuale sindaco di Chieti. Infatti parte la sfida per il comune, tra i primi papabili Di Biase, Colantonio e Marchionno. Sempre a Chieti, va in giro nudo e a mani legate, denunciato. Girava tra i tendoni del circo nudo e con le mani legate. È stato l'ultimo gesto di follia dopo una notte all'insegna di eccessi. Così un trentenne del Chietino è stato denunciato dai carabinieri. A Lanciano niente stipendi fino a lunedì, piscina chiusa. E sempre a Chieti, invece, comune buco da 2 milioni, rincara la Tari. E nel taglio basso vediamo un altro sempre articolo di cronaca: al Bolami, furto in azienda da 90.000 euro, ladri nella ditta del presidente della Valese, Bastese, cella frigo svuotata di carne e pesce. Ci spostiamo adesso sempre sul centro, questa volta della provincia di Teramo, un articolo di cronaca: dai tappeti i soldi per i terroristi. Poi nella seconda parte vediamo anche il servizio che è stato preparato per noi, nuova inchiesta sull'Islam radicale, perquisizioni anche ad Alba Adriatica e Martinsicuro. Negli articoli di spalla, di sinistra, fusione in forze per la Camera di Commercio, un'ordinanza del TAR avanza dubbi sull'incostituzionalità, sull'accorpamento della Camera di Commercio, e quella di Teramo è pronta a bloccare l'iter della fusione con l'Aquila. Team, indagine per frode nelle forniture. E nel taglio basso un triste articolo di cronaca che è successo ieri a Roseto: bimbo con la mano nell'impastatrice, incidente in una pizzeria di Roseto dove lavora la mamma del piccolo di 2 anni. Teramo, calcio Serie C. Il Teramo recupera Infantino, l'attaccante ci sarà domani, dubbi su portiere e difesa. Centro, questa volta della provincia dell'Aquila e delle zone anche di Avezzano e Sulmona. Concerto decennale e scontro nel titolo di apertura. L'Aquila, Orchestra Sinfonica Abruzzese, scippata dell'evento dalla Barattelli. Articoli di spalla, di sinistra, all'Aquila il CIPE sblocca
10 milioni per le imprese. Facilitare, dice qui l'articolo di giornali, i prestiti bancari, soprattutto per le piccole e medie imprese dal cratere sismico. A tal fine il CIPE ha dato via libera al trasferimento alla regione di 10 milioni di euro. Sempre all'Aquila, centro storico, troppi divieti, negozi in crisi. Nel taglio basso, un articolo di cronaca, vieta alla moglie di truccarsi, patteggia l'Aquila, marito geloso, accusato anche di aver picchiato la donna davanti ai figli. A Sulmona, reparto a rischio, l'ospedale maternità lascia un altro medico, Di Luigi sceglie il posto fisso a Basto dopo 4 anni da precario. E vediamo, lo stimato professionista ha deciso di accettare il posto offerto dall'ospedale di Basto. Così in Valle Peligna riesplodono le preoccupazioni per la sopravvivenza di un reparto ormai a rischio. Dal centro ci spostiamo al Messaggero della Regione Abruzzo, titolo di apertura: terrorismo, blitz nel Teramano, soldi riciclati ad Al-Nusra, sequestri e perquisizioni nelle case di un gruppo di tunisini, alla cellula eversiva islamica i proventi di un negozio di tappeti e varie attività edilizie. Vediamo quest'articolo nel centro pagina, pacco all'anziana, stavolta i truffatori però cadono in trappola a Pescara, i due arrivano direttamente da Napoli per mettere a segno i raggiri ai nonnini, alle persone anziane. Dal Messaggero ci spostiamo al quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura: ferito alla mano dall'impastatrice, bimbo di 2 anni vittima di un incidente nella pizzeria dove lavora la madre alla stazione di Roseto. E in cronaca: vendono tappeti per finanziare il terrorismo. Ci spostiamo nella parte bassa, scusate, si parla dell'assessore anche all'interno del lavoro Fioretti, che ha un progetto per rilanciare il lavoro in Abruzzo. Dalle prime pagine dei quotidiani regionali ci spostiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali, dove si parla in tutti i giornali dei quotidiani nazionali della visita anche e soprattutto del presidente cinese Xi Jinping in Italia. Titolo di apertura del Corriere della Sera: la prima giornata del leader di Pechino nella capitale, la cena con 165 invitati, più scambi e dialogo sui diritti, l'incontro di Mattarella, Xi'an, Macron contro l'Italia, la Cina rivale sistematico, serve il coordinamento europeo. Qui nella foto vediamo la stretta di mano tra il presidente cinese e il presidente italiano. Nel centro pagina vediamo un articolo di cronaca: il fidanzato Luca morì nell'attentato di Barcellona, lei fu ferita, Luca Russo morta a 25 anni, Marta, dice la vita di Marta dopo la strage, dice basta odio, studio all'estero. Questione del Comune di Roma: così De Vito influenzava la giunta Raggi, le carte dell'inchiesta sempre in merito al nuovo stadio che si dovrà realizzare della squadra di calcio della Roma. Dal Corriere della Sera ci spostiamo al quotidiano La Repubblica, anche qui si parla della visita in Italia del presidente cinese, Italia-Cina quasi amici, Mattarella nell'incontro con Xi rassicura l'Europa e Trump, scambi commerciali nei due sensi, rispetto dei diritti civili, oggi la firma di 29 accordi e Macron attacca Pechino, è un rivale. Da Repubblica al Fatto Quotidiano, titolo di apertura: Cina e TAV, Macron fa il furbo. Il vertice protesta per la concorrenza di Pechino, ma la Merkel appoggia Conte. Torino-Lione dice: non ho tempo da perdere, ma non paga e rinvia tutto il presidente francese al 2038. Mentre a Roma
Sono state firmate intese miliardarie e il leader francese trova nuove occasioni invece per il litigio. Nel centro pagina si parla della strage di Bologna e l'uomo dell'altra trattativa, stato mafia nel 92, era stato prosciolto dalle accuse. Oggi si ritiene possa aver concorso alla strage della stazione del 2 agosto l'80. La sua storia si intreccia a quella di tanti misteri italiani. Paolo Bellini, il pubblico, il PG Emiliano, chiede di indagare l'ex nero legato ai servizi segreti. E sempre nei box della parte centrale del quotidiano, sempre in merito all'arresto e alla situazione politica romana sullo stadio della Roma, Parnasi, niente soldi alla Lombardi, Fiera di Roma, la vera storia. Dal Fatto Quotidiano ci spostiamo al Messaggero, anche qui in prima pagina, visita storica, il presidente cinese Xi con l'Italia, partnership strategica. Oggi la firma degli accordi. Mattarella, via della seta a doppio senso, cooperazione e dialogo sui diritti. Nel centro pagina vediamo qui la First Lady cinese, che è stata anche turista in questi giorni presso la città di Roma, ma parliamo di cronaca, le carte dell'inchiesta sulle tangenti in Campidoglio, le pressioni di De Vito sulla Giunta per evitare i no dei duri del Movimento 5 Stelle in aula. Frongia, ex assessore al Comune di Roma, si è dimesso, ma la Raggi teme nuovi indagati e chiede i certificati penali. L'intervista al prefetto Basilone, marciume diffuso, dice, in tutti i partiti. Dal Messaggero al Manifesto, TAV, Macron e Gela Conte, sto con l'Unione Europea, dal presidente francese, nessuna sponda sulla Torino-Lione. Nel centro pagina vediamo la stretta di mano, l'incontro anche qui che c'è stato ieri al Quirinale tra il presidente cinese e il presidente italiano Mattarella. Nel taglio basso, nei box, si parla ancora di femminicidi, pene dimezzate con sentenze shock. Da Genova, Bologna a Messina si susseguono i casi di sconti motivati da attenuanti emotive. Dal Manifesto al quotidiano Il Mattino di Napoli, Italia, Cina, i paletti del Colle, la visita del presidente Xi, partnership strategica, l'ira di Macron, sono rivali. Mattarella, via della seta a doppio senso, cooperazione e dialogo sui diritti umani. Al Quirinale, a posto però dei paletti, e abbiamo visto anche il discorso di Mattarella, nel rispetto della libertà d'azione ma senza intaccare nel patto europeo, nell'alleanza euroatlantica. Inoltre nel centro pagina si parla di ambiente, Posillipo, allarme per il mare verde, e infine sempre nel centro pagina, nel lato destro, il giallo dello stupro alla Circum, Libero, uno dei tre ragazzi a San Giorgio, dall'ascensore al bacio. Per il riesame ci sono contraddizioni nel racconto della vittima. 17 giorni dopo la denuncia per stupro, la valutazione del tribunale cambia, sono i giudici del riesame a scarcerare uno dei giovani accusato di aver adescato con due amici una 25enne di averla violentata in gruppo. Qui i giudici hanno ricostruito la vicenda considerando anche l'episodio di un bacio tra i due precedente allo stupro. E dopo questi articoli di cronaca ci spostiamo al Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale. Anche
Qui si parla per reddito e pensioni, serviranno 38 decreti. Strada in salita, qui dice l'articolo del giornale, il numero dei provvedimenti per assegno e quota 100 è cresciuto di oltre il 50%. Il decreto legge sul reddito di cittadinanza e pensioni, quota 100, si avvia a tappe forzate verso il sì definitivo al Senato, che è atteso per mercoledì. Nel centropagina, nel taglio alto, le grandi banche USA conquistano l'Europa. Si accentua nel 2018 il predominio delle grandi banche americane nel settore della corporate e investment banking. Lo rivela il rapporto elaborato da Oliver Wyman e Morgan Stanley, due dati che fotografano il trend dei padroni globali del mercato dei capitali. Nel centropagina, anche qui si parla dell'incontro Mattarella-XI, scambi e a pari condizioni. Italia-Cina, porti, energia e finanza, oggi l'annuncio degli accordi tra imprese dei due paesi. Il capo dello Stato al leader cinese, Europa unita e multilateralismo. Vediamo infatti anche qui nella foto l'incontro tra i due presidenti, sia cinese che italiano. Si parla anche di altri argomenti interessanti, la nuova procedura sul nuovo assegno al nucleo familiare, dove la domanda, con domanda all'INPS, dal 1 aprile prossimo le domande di assegno per nucleo familiare dovranno essere presentate, qui dice l'articolo del giornale, all'INPS e non più al proprio datore di lavoro. Ci spostiamo dal Sole 24 Ore al quotidiano Libero. Attaccano Salvini e perdono i voti. Le ONG ci portano i migranti, i giornali progressisti perdonano, il senegalese attentatore, Di Maio boccia la sicurezza, targata Matteo. Risultato finale, Lega quasi al 35%, gli altri invece stanno scendendo come quotazione e consensi da parte dei cittadini. Nel taglio basso si parla ancora della nave, il padrone della nave con 49 africani, indagato anche Casarini, ha favorito praticamente i clandestini, hanno raccattato, riporta qui l'articolo, i migranti a ridosso della Libia, ha violato lo stop imposto dalla Guardia di Firenze. Pareva quasi inevitabile che Luca Casarini, il capo della missione della nave Mare Ionio della ONG Mediterraneo, venisse indagato per concorso in favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Perciò, vediamo, andando avanti, il quotidiano La Verità, quotidiano anche questo nazionale, l'uomo che ha tentato di bruciare 51 ragazzi, titolo di apertura, le balle di sì, che non è matto e né italiano. Il terrorista nega di aver dato fuoco al bus, ma è smentito dai carabinieri. Il suo avvocato chiede l'infermità mentale, spalleggiato dai nostri interlocutori, insistono, è un connazionale, ma lui stesso a proclamarsi africano e a odiarci. Nel centropagina vediamo l'incontro importantissimo che c'è stato ieri tra il presidente cinese e il presidente italiano per firmare degli accordi economici. Cina, la rischiosa via per smarcarsi dall'Unione Europea. Infatti questa visita a Roma ha certificato la nostra lontananza, dice l'articolo qui del giornale, dall'Unione Europea, diffidente nei confronti di Pechino. L'Italia adesso balla da solo un cammino rischioso, ma che per Roma può valersi molto vantaggioso. Nel taglio centrale vediamo il Vaticano si sveglia, il gender è un pericolo, dall'inviato all'ONU, Monsignor Auzza, finalmente parole chiare, il sesso è questione di cromosomi. Qui si parla che
Finalmente, dice l'articolo del giornale, il Vaticano ha battuto un colpo, l'attesa è vero, è stata piuttosto lunga, ha sollevato un po' di inquietudine, l'importante però è che la voce sia levata e che voce le parla l'osservatore romano permanente della Santa Sede presso l'ONU a New York, ha causato toni decisi ma non ruvidi. Si parla ancora del taglio basso nei box, l'ambulatorio dove si lascia la cura in sospeso a chi non se le può pagare. A Milano è stato aperto, c'è un ambulatorio dove i pazienti possono regalare una cura a chi non la può pagare. E qui si parla anche che si può donare 10 euro a una visita odontoiatrica con 21 un trattamento fisioterapeutico al centro medico. La salute, dice, è un diritto per tutti i malati. Dal quotidiano La Verità al quotidiano La Stampa, Italia-Cina, i paletti di Mattarella, il presidente a Roma per la firma del memorandum, dal Quirinale, pressing sui diritti, su affari e diritti. Salvini, invece, il ministro dell'Interno, contro Di Maio, sorpreso dal suo piano sulla sicurezza, comando io. Sorpreso ma anche comprensivo, dice certo, perché Salvini si rende conto che Di Maio è nei guai politicamente sul crollo dei sondaggi. Dal voto di scambio, così Gomorra ha sfondato in Veneto, un altro articolo che parla del Veneto, Eracla, primo municipio veneto commissariato per mafia. Dal quotidiano alla stampa, al quotidiano Il Tempo, un quotidiano romano, nel taglio alto, raggi su Marte, con noi c'è l'onestà. Si parla anche che irreale il messaggio di Virginia Raggi all'indomani dell'ultimo scandalo, Movimento 5 Stelle contro i corrotti. E titolo anche di apertura, la via della seta mette capo via del corso, centro di Roma chiuso e inavvicinabile, solo ieri i commercianti, dice, hanno perso 2 milioni di euro. Più che un'opportunità a Xing Jinping è diventata un'altra tassa sulla capitale che produce. Si parla anche nell'articolo di spalla di destra, in merito alla zona terremotata di Amatrice, parla il nuovo sindaco Palombini, i primi lavori qui ad Amatrice, forse tra 2 anni. Dal quotidiano Il Tempo al quotidiano Il Secolo, diretto dal direttore Francesco Storace, meglio il tricolore, dice nel titolo di apertura, e un flop la mossa del PD sulla bandiera europea. I patrioti invece, dice, amano quella italiana, dice il direttore del Secolo. Poi si parla nei box in basso, volano stracci nel Movimento 5 Stelle, via il simbolo alla Raggi, l'indagine per la corruzione nei confronti dell'assessore Frongia non conta perché si va verso un'archiviazione, la stessa Raggi lo dice nonostante i guai pregressi per i casi Marra e Romeo al di sopra di ogni sospetto. Dal Secolo al quotidiano Avvenire, sorrisi con Pechino, tensione con l'Unione Europea, Mattarella con il presidente cinese, la via della seta a due direzioni, serve attenzione, dice, ai diritti umani. E il vertice europeo, Macron e Conte sulla TAV, ancora scontro tra i due. Nel taglio centrale, ennesima tragedia a San Ferdinando in Calabria, un uomo morto in un incendio, questa volta a bruciare è stata una tenda del nuovo insediamento, dove il 7 marzo sono stati trasferiti parte dei lavoratori immigrati che vivevano nella baraccopoli. Luis Soni chiude, il governo chiude il giro di vite sulla sicurezza, dopo l'appello del padre di Rami, ragazzino che per primo ha lanciato l'allarme sul bus dirottato anche da un'altra mamma, chiede a riguardo la cittadinanza per suo figlio Adam.
dal quotidiano Avvenire, l'ultimo quotidiano nazionale. Passiamo ai tre quotidiani nazionali, questa volta sportivi. Si parla anche della partita. Euro 20 si parte, la giovane Italia va a 2000, con la Finlandia a Udine su Rai 1 alle 20:45, via alle qualificazioni. Kean, prima azzurro titolare, nato nel nuovo millennio. In attacco Immobile e Bernardeschi. Dal calcio, sempre il calcio, si parla anche delle altre partite che ci sono state: Messi KO con il Venezuela 3-1, Lautaro va in gol, Zanga rilancia l'Inter, si carica in Champions, stadio un futuro al top, e inoltre De Ligt è in pole, ma la Juve prepara il blitz per Diaz. A casa vediamo Mancini, papà e mamma gli raccontano il nostro Robby. Si parla nel taglio basso anche della ginnastica artistica. Zagitova, pattini d'oro, a 16 anni ha vinto tutto, battuta la Comaneci, il meglio del mito della ginnastica. Dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport. Euro 20enni, l'Italia debutta nella qualificazione per il 2020, a Udine in campo con la Finlandia, Mancini pronto a lanciare il baby Kean dal primo minuto accanto a Immobile. E Ronaldo è tornato, il Portogallo no, solo 0-0 in casa con l'Ucraina, Inghilterra cinquina, poker invece della Francia. Motociclismo. Si parla della Ducati, Nancy, sentenza rinviata, verdetto tra lunedì e martedì, prima del Gran Premio di Argentina. Vogliamo vedere l'ultimo quotidiano sportivo, tutto sport. Il nuovo CR7 vale adesso 120 milioni. Intervista a Vereira, presidente del Benfica, sui gioielli del mirino della Juve. Felix si dice uno dei prodotti migliori del calcio portoghese dopo Ronaldo. E inoltre si parla anche del grande Torino. Vieira consegna a tutto sport la maglia del Benfica da portare a Superga. Quest'ultimo articolo vogliamo fermarci per fare un break pubblicitario e poi riprendere nella seconda parte le pagine interne dei quotidiani regionali. Ma prima di passare ai quotidiani regionali, nel break pubblicitario, prima di tutto vogliamo vedere le previsioni meteo per quest'oggi. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6. Vogliamo passare subito alle pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo subito iniziare con il centro della provincia di Pescara. Si parte subito con delle notizie di sanità. In mezzo milione nei pronti soccorso, gli accessi negli ospedali abruzzesi, tutti i dati aggiornati è da record. Pescara in cima alla lista, ma nessun ospedale, dice, di pronto soccorso è da chiudere. Questi sono i numeri che l'assessore Nicoletta Verì porterà al ministro della Sanità. Andiamo avanti, ci spostiamo alla missione Prisma. Articolo che abbiamo trovato anche all'inizio dell'apertura del giornale. Lanciato il satellite ambientalista controllato da Telespazio, ma ci sta anche nella sala di controllo il conto alla rovescia, dice c'è stato anche il contributo di alcuni diciamo scienziati anche abruzzesi. Infatti si parla che il gruppo Leonardo, eccellenze abruzzesi, le super lenti a Carzoli e il contributo anche di Chieti e L'Aquila. Ancora si parla dei viadotti, il test viadotti niente tir e bus su una carreggiata dell'A25, i test sulla sicurezza dei piloni dell'A25, dice la strada dei parchi, vanno avanti e comunica che per urgenti attività di monitoraggio e verifiche tecniche su alcuni viadotti è stato disposto la
diciamo, la chiusura di una carreggiata. E si parla anche di altri argomenti e Pescara, cronaca, truffa a famiglia pescarese, arrestati due napoletani, si sono finti corrieri e hanno consegnato un pacco a un'anziana che vive in centro. La donna, convinta che fosse il nipote, ha pagato con 2.950 euro la fede nuziale le spese. Nel centro pagina però è importante per le persone anziane, ma anche per tutte le famiglie, i consigli per evitare le truffe. Qui nel centro pagina ne sono riportati vari e andrebbero letti attentamente, così si possono smascherare questi truffatori. E si parla anche delle comunali che ci saranno a maggio al comune di Pescara. La Lega Salvini sceglie il candidato, con il leader regionale, il segretario regionale dell'Abruzzo ha inviato i tre nominativi al leader nazionale e la decisione, dice, viene presa la prossima settimana dopo le elezioni della Basilicata, ma anche il PD orienta le sue scelte su due imprenditori pescaresi. E andiamo avanti, l'aria di risulta a Pescara al via al Consiglio Comunale per varare il progetto. Vediamo qui c'è anche un disegno sul parco centrale all'interno dell'area di risulta. Convocate per martedì le due sedute, corsa contro il tempo per esaminare le 4.500 osservazioni che sono state fatte da parte degli altri consiglieri. Ecco lo steward da spiaggia per accogliere i turisti, la Confcommercio dice nasce una nuova figura professionale per le strutture balneari, da lunedì le selezioni, poi il via al corso di formazione aperto a 20 disoccupati, è un'iniziativa della Confcommercio. La Regione premi Pescara a un ospedale completo e i medici della Consulta chiedono un incontro con l'assessore alla sanità Verì, vogliono che la struttura dell'ospedale di Pescara ottenga il prestigioso riconoscimento di DEA di secondo livello. A Montesilvano, ci spostiamo alla cronaca di Montesilvano, bombe nell'auto, l'interrogatorio c'è stato, Ulisse resta in carcere, il giudice convalida l'arresto, l'accusa è introduzione clandestina di armi e ricettazione, comunque l'uomo respinge tutte le accuse che gli vengono contestate. Campagna antiprostituzione, il comune di Montesilvano apre un confronto alla libreria, l'incontro tra le associazioni, cittadini e amministratori sugli slogan contestati. Farchione da 5 anni sta dicendo tuteliamo le donne. Dalla cronaca di Montesilvano ci spostiamo alla cronaca di Francavilla, erosione costa, interventi anche a Francavilla Sud, la Regione concede un doppio finanziamento da 200.000 euro per proteggere le arenine del centro e del foro, i balneatori dice abbiamo bisogno della sabbia. Tenta il suicidio con le bombole del gas a Popoli, in corso Gramsci, strage sventata grazie al figlio che ha avvisato i vigili del fuoco e i carabinieri, la donna adesso si ritrova ricoverata in ospedale, si è temuta ieri pomeriggio a Popoli una tragedia, una donna ha aperto in casa alcune bombole di gas e sarebbe bastato un nulla per far accadere il peggio. Da Popoli, ci spostiamo anche a Chieti, cronaca di Chieti, 10 nomi per il dopo di Primo, inizia la corsa per il comune e nel 2020 la città tornerà al voto e il sindaco dopo due mandati non potrà più ricandidarsi. E qui mettono anche i vari 10 papabili futuri sindaci candidati per le prossime elezioni. Da
Sempre Chieti, ci spostiamo, le due giornate del FAI, tesori riscoperti, vediamo che già da tempo il FAI sta organizzando queste visite, oggi e domani il documento in mostra al liceo, e il poeta, ecco la pagella del Vate, solo 8 in italiano, e tutti i luoghi d'arte aperti a Chieti, Guardachiele e Ortona, gli studenti fanno anche da ciceroni. Furto a San Salvo, al Bolami, colpo da 90.000 euro. Ladri svuotano la cella frigorifero dell'azienda del patron della Vastese. Da San Salvo ci spostiamo alla provincia, a Teramo, un articolo che abbiamo anche trovato su tutti i vari tre quotidiani regionali, il Messaggero, il Centro e anche la Città. Soldi ai terroristi dalla vendita dei tappeti, 20 perquisizioni in tutta Italia, blitz anche ad Alba Adriatica e Martinsicuro nelle abitazioni di alcuni tunisini. Vogliamo vedere un servizio. Prego. È coinvolto anche l'Abruzzo nel finanziamento delle attività riconducibili ad Al-Nusra, un movimento radicale islamico. Questa mattina, dopo mesi di indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo dell'Aquila, sono scattate le perquisizioni nei confronti di 20 persone di origini tunisine, da anni stabilitisi in Italia, per l'accertamento delle responsabilità in ordine alla commissione di vari reati con finalità di terrorismo. Oltre che in Abruzzo, il blitz è interessato anche le città di Torino, Milano e la provincia di Ascoli Piceno. Secondo la direzione distrettuale aquilana, dietro una serie di illeciti di natura tributaria messi a segno con aziende edili e di commercializzazione di tappeti, si nascondeva anche una raccolta illecita di fondi destinati a sostenere il finanziamento delle attività riconducibili al movimento radicale islamico all'estero, oltre che al riciclaggio del denaro acquistando beni immobili e attività imprenditoriali. Nell'operazione di questa mattina sono stati impegnati i comandi provinciali dei Carabinieri della Guardia di Finanza di Torino, Milano, Ascoli Piceno e Teramo, con il supporto del ROS dei Carabinieri e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza. Da Teramo ci spostiamo a Roseto, la tragica vicenda che è successa ieri, bimbo infila una mano nell'impastatrice, a Roseto il piccolo sfugge alla nonna per seguire la mamma che lavora in pizzeria, i medici escludono il rischio di amputazione. È stato trasportato il bambino all'ospedale di Ancona, però i carabinieri sequestrano il macchinario per vedere come sono andati i fatti. Operaio a Notaresco si toglie la vita in fabbrica, il corpo trovato dai colleghi di lavoro nello spogliatoio dell'azienda. La scoperta è stata fatta dai colleghi che hanno trovato il corpo nello spogliatoio, 39enne operaio teramano, è anche papà, ben voluto da tutti e da tutti considerato anche un grande lavoratore. Villaggio del Fanciullo, a Silvi, arrivano le ruspe, iniziata l'operazione di pulizia dell'area esterna con la rimozione di detriti e rifiuti. Per arrivare al recupero dell'edificio però i tempi si annunciano ancora molto lunghi. Qui vediamo le ruspe in azione per la pulizia dell'area esterna del villaggio del Fanciullo. L'Aquila vieta alla moglie di truccarsi, condannato patteggiati 2 anni dal marito accusato anche di aver picchiato la donna, umiliandola davanti ai figli minorenni, maltrattamenti infatti in famiglia. Dall'Aquila ci spostiamo ancora all'Aquila, scosse senza sosta, primi crolli, terremoto verso il decennale, almeno 14 giorni. Lo strano caso del pezzo del soffitto della scuola media di Pagani, che è venuto giù il 26 marzo 2009, nessuno volle collegarlo agli effetti del sisma. Nelle cronache del tempo, dismissioni ed enti in crisi. Dal quotidiano Il Centro ci spostiamo al Messaggero dell'Abruzzo, e subito con un titolo all'interno interessante: erosione della costa, ospedali, tribunali, Marsiglio affronta i problemi del Chietino. Qui vediamo Marsiglio durante la visita, ha incontrato vari
personaggi della costa anche chiatina, e vogliamo anche vedere un servizio proprio del presidente della regione Marsiglio che parla dell'erosione della costa dei Trabocchi. Prego. Sarà presentato ad aprile il report sui risultati dello studio sull'erosione costiera realizzato dalla Regione e dall'Università dell'Aquila. Una mappa del rischio dell'intero litorale abruzzese che consentirà di pianificare correttamente e puntualmente gli interventi a difesa. L'annuncio è arrivato nel corso dell'incontro convocato a Casalbordino dal presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, a cui hanno partecipato anche gli assessori Mauro Febo e Nicola Campitelli, il sottosegretario alla presidenza Umberto De Annuntis e i consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Fabrizio Montepa. Erano presenti sindaci e i delegati di tutti i comuni della costa dei Trabocchi, da Ortona a San Salvo. Siamo venuti proprio per prendere contatto con i sindaci, insieme agli assessori, ai consiglieri regionali del territorio e soprattutto ai tecnici, per vedere quali sono i reali fabbisogni per mettere in sicurezza il territorio e ripristinare delle spiagge che possano tornare ad essere attrattive per i turisti e volano per l'economia di queste città. È chiaro che la costa senza spiagge diventa un deserto e rischiamo davvero il tracollo economico e sociale di questo territorio. Per questo è una priorità importante che vogliamo affrontare. Siamo qui appunto per questa ragione, a significare con la nostra presenza e con una presenza così ampia di dirigenti e di esponenti politici e della Giunta, la massima attenzione che la Regione Abruzzo porta per il tema dell'erosione della costa, non solo a Casalbordino, non solo nel Vastese, ma in tutta la costa della Regione. Dal presidente Marsiglio ci rispostiamo alla cronaca di Pescara. I truffatori del pacco traditi dal cellulare, 2 arresti a Napoli. Dai Dapulati la prova del colpo da 3.000 euro ai danni di una donna anziana a Pescara. E l'arsenale era il suo. Quello che è accaduto a Montesilvano in questi giorni: Ulisse resta in carcere, il giudice per le indagini preliminari non crede al trappolone, il custode di mitre e bombe è definito pericoloso. Qui vediamo parte delle armi nella foto sequestrate dai carabinieri a Montesilvano nel tondo Floriano Ulisse. All'Aquila, Decors, il comune ci ripensa, l'autorizzazione ora è sospesa, il SUAP ribalta la decisione già presa dallo sportello imprese un giorno, la sovrintendenza scrive al municipio, ma il contenuto della lettera è rimasta top secret. Dall'Aquila ci spostiamo sempre all'Aquila, Piovani, le ragioni della rinascita, il premio Oscar è imposto. Ha composto una sinfonia per l'Aquila che verrà suonata il 7 aprile nella Basilica di Colle Maggio. Dice: ha voluto interpretare musicalmente le fasi di questa città, da un buio inverno all'esplosione di luce della primavera. Traffico e di droga, altri 4 indagati ad Avezzano, nel mirino dei 2 carabinieri che nel 2015 prestavano servizi a Tagliacozzo, un imprenditore del Carsolano e un avvocato. Il pubblico ministero Ciccarelli li ha messi sotto inchiesta per favoreggiamento, le indagini sono durate un anno, decine le utenze intercettate. Da Avezzano andiamo avanti a Chieti, la stangata è servita, aumenti i tariffi fino al 17%, attività produttive, proprietari di case non residenti e single tra i più colpiti. La commissione termina con un nulla di fatto, la commissione di bilancio sulla Tari. E il PD chiede ulteriori documenti per chiarire aspetti del piano finanziario che secondo loro non convincono. Rifiuti a Lanciano, a Vasto anzi, il sequestro costa caro, non ci sarà emergenza ma aumentano i costi, Gerardini, consorzio, parte lesa. Qui vediamo dirigente regionale Gerardini che è finito tra gli indagati, torna alla raccolta dei rifiuti e arrivano i temuti rincari. In emergenza ambientale nel Vastese è durata una sola giornata, ma quella economica potrebbe, dice, andare avanti a lungo.
Teramo, abbiamo visto il servizio, finanziavano il terrorismo vendendo tappeti e carne sgominata, una potente organizzazione che aveva la sua base a Martinsicuro. Caso Gerardini, la ASL apre un'inchiesta, l'azienda vuole appurare perché perché un semplice esame di elettrocardiogramma sia stato definito ineseguibile. Il dirigente della regione è riuscito a rimediare transitando attraverso il reparto di nefrologia che lo ha prenotato per aprile. Qui vediamo i tempi di attesa che sono sempre molto più lunghi. Dal Messaggero ci spostiamo al quotidiano La Città, i primi segnali di Prisma inviati nel Fucino, anche il Centro Telespazio protagonista del lancio in orbita del satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana, in orbita il satellite, il lancio è avvenuto con successo e vediamo che nelle prossime ore saranno anche condotti i primi test del satellite. Vediamo anche il quotidiano La Città, parla dei tappeti per finanziare i terroristi islamici, parte dal Teramano l'inchiesta condotta dalla Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila in tutta Italia. Ad Alba Adriatica nel mirino anche 5 tunisini sospettati di aver usato le loro attività per finanziare i terroristi. Bambino resta con il braccio nell'impastatrice, scappa al controllo della nonna e finisce nella cucina di una pizzeria rosetana dove lavora la madre. Abbiamo già parlato, è stato portato all'ospedale di Ancona e dove pare che la mano sia salva, che non gli verrà amputata. Andando avanti ci spostiamo sempre a Teramo, arrivano in città due stazioni per le biciclette, approvato in giunta il progetto definitivo di Il Muovete, saranno sistemate a Piazza San Francesco e alla stazione. Qui vediamo l'area dove vengono depositate alla stazione le biciclette. E ci spostiamo sempre sull'assessore adesso Fioretti, assessore al lavoro, la ricetta Fioretti per, tra scuole e centri per l'impiego, l'assessore regionale Teramano è intervenuto ieri a una conferenza organizzata e parla, dice, non siamo tra le peggiori ma dobbiamo migliorare, dice l'assessore, ad alcune situazioni abbiamo una frammentazione di realtà lavorative che ci deve comunque spingere a essere bravi ad avere un'offerta di lavoro molto più ampia. C'è ancora tempo sul ponte sul Vomano per salvare il progetto per il sindaco di Castellalto, l'opera a rischio può essere conclusa in 6 mesi, è stato uno dei più grandi sostenitori del nuovo ponte sul Vomano, un progetto che ora dice qui il sindaco di andare in fumo se non sarà completato entro la fine dell'anno. Questa è la dichiarazione del sindaco Vincenzo Di Marco, sindaco di Castellalto. E si parla, andando ancora avanti, Campo di Mare, Roseto, ostaggio del degrado, la denuncia di Marcone, strade disestate, rifiuti ovunque e scarsa illuminazione, poca sicurezza, dice anche, e in gran parte pali di luce anche fulminati, cambi di viabilità senza senso, manutenzione inesistente e degrado nelle zone verdi. Stazione sempre di Roseto, ancora vietata ai disabili, il sindaco torna a sollecitare le ferrovie per eliminare le barriere architettoniche. Qui si parla dove c'è questa iniziativa per poter aiutare le persone disabili, per eliminare, aiutarli a passare, eliminare queste barriere architettoniche. Vogliamo adesso passare alle pagine sportive dei tre quotidiani, il Centro, il Messaggero e la Città.
Si parla della nazionale italiana dove Mancini punta su Kean, voglio gol e bel gioco. Contro la Finlandia il commissario tecnico si affida al baby juventino, dice ha molto entusiasmo, questa sera vogliamo ricordare che ci sarà la partita Italia-Finlandia dove giocheranno a Udine. Inghilterra senza limiti, CR7 stenta, poker invece della Finlandia e passiamo anche al Pescara. Perotta, Pescara, Lecce, bivio decisivo per la promozione e si parla anche del Teramo dove, scusate, i biancorossi, sollievo Teramo, Infantino recupera e dubbi nelle retrovie. C'è anche nelle pagine sportive il Pescara, sempre il Pescara ritrova Brugman e il Toro, il capitano biancazzurro è già in gruppo a Lecce, gara club, voglio aiutare la squadra. Vogliamo vedere l'intervista, prego. Gaston Brugman, intanto quali sono le tue condizioni? No, sono ottime, ieri sono arrivato col gruppo, quindi il percorso di evoluzione dell'infortunio sta in un bel cammino. Diciamo che già da ieri sono stato tutto allenamento col gruppo, quindi penso che a partire da adesso non farò allenamento da solo. Ci avevi detto già in passato, ho giocato spesso con le infiltrazioni, mi sono anche un po' sacrificato, questo periodo diciamo di pausa personale ci voleva? Sì, diciamo che non vorrei fermarmi mai, ovviamente, solo che tante volte a volte tiri diciamo un problemino e magari dopo si fa più grave. Siamo arrivati che alla fine è stata una lesione di primo grado, per fortuna, perché alla fine non è così grave come si poteva essere. Ecco Gaston, nelle ultime due partite una squadra è andata in flessione, come te lo spieghi? È una flessione fisiologica o c'è dell'altro? No, sicuramente ci sono state delle assenze importanti nel gruppo, però non dobbiamo pensare che siamo calati, né molto meno. Nel nostro percorso sicuramente è quello di lottare per mantenerci al playoff dentro e magari pensare a qualcosa in più. Quel qualcosa in più forse passa dalla prossima partita, perché a Lecce sarà una sorta di spareggio, peraltro il Lecce giocherà anche domani il recupero con l'ASCO. Sicuramente ci sono due partite importanti adesso, questo magari è la clave per puntare a quello che pensiamo al prossimo al campionato. Diciamo. L'ultima, insomma, cosa ti senti di promettere ai tifosi? No, promettere quello che abbiamo dimostrato fino adesso, di lottare e sudare questa maglia e sicuramente questo ci porterà i punti. Anche nel Messaggero, dal Pescara ci spostiamo al Teramo Calcio, dice Teramo che sollievo, Infantino in campo, il bomber ha recuperato e sarà disponibile domani a Gorgonzola con la Giano Erminio. De Grazia anche giocherà alle spalle delle punte, Pacilli prende il posto di Lewandowski in porta. Il quotidiano La Città. Si parla anche qui del Teramo, Infantino è ok, con la Giana in campo dal primo minuto, l'attaccante è tornato in gruppo e ballottaggio Polak-Altobelli in porta. È un punto interrogativo se va a Pacini, un sospiro di sollievo lungo almeno quanto le ore passate, con il dubbio che Saveriano Infantino dovesse saltare la partita di domani pomeriggio. Il basket, Giulianova torna in campo dopo la sosta forzata, oggi c'è il Catanzaro, i giallorossi di Coach Ciocca sulla carta sono favoriti, ma i calabresi già l'andata crearono non proprio pochi problemi. E dal basket anche le bocce, Santone Adorante vincono a Poggio Morello il 21esimo Memorial, Giannino Farinelli conferma la tradizione bocciofila del centro vibratiano. Con quest'ultimo articolo
ci vogliamo fermare e concludere la nostra rassegna stampa di Mattino 6, che riprenderà come di consueto lunedì mattina sempre alle ore 8. No, vogliamo anche ricordarvi che oggi ci saranno i nostri telegiornali, sia quello delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata a tutti.